Ciao a tutti, oggi parliamo di densità calorica dei formaggi. Esiste un modo per calcolarla in modo semplice e da cosa dipende? La densità calorica dei formaggi dipende da due fattori. Il primo è il contenuto di acqua. Un formaggio fresco conterrà tanta acqua, l'acqua ha zero calorie, e quindi giocoforza avrà meno calorie per 100 grammi rispetto a un formaggio secco che conterrà molta meno acqua. Questo è il fattore di gran lunga più importante. L'altro fattore è la proporzione tra proteine e grassi, ovvero sostanzialmente la quantità di grassi contenuta sul prodotto secco. Questa è anche la definizione di legge che definisce i formaggi grassi, semigrassi e magri. Ma ripeto, a noi non interessa perché a noi interessa la densità calorica dei formaggi che dipende soprattutto dal quantitativo di acqua. Possiamo quindi dividerli in categorie, cercare un criterio per identificare queste categorie e definire una densità calorica di riferimento approssimativa, ma che ci aiuti in modo molto semplice a calcolare le calorie del formaggio che abbiamo di fronte. Le categorie che propongo per calcolare in modo approssimativo le calorie dei formaggi sono tre: formaggi freschi, formaggi molli e formaggi stagionati. I formaggi freschi sono quelli che contengono molta acqua. Se mettiamo uno di questi formaggi a scolare, l'acqua fuoriuscirà dal formaggio. Sto parlando per esempio dei caprini freschi, delle mozzarelle, che hanno più o meno 250 calorie per 100 grammi. Lo step successivo riguarda i formaggi molli. I formaggi molli sono quelli che contengono sì tanta acqua, ma l'acqua non è separabile, non la vediamo. Tuttavia, se li tocchiamo, sono appiccicosi. Questo vuol dire che contengono molta acqua. Alcuni esempi sono le caciotte fresche, quelle che sono molto molli e se le tocchiamo sono appiccicose, il taleggio è un altro tipico formaggio di questa categoria, o lo stracchino, per esempio. Ebbene, questi formaggi hanno circa 300 calorie per 100 grammi. Lo step ancora successivo riguarda i formaggi stagionati. Ora, qui potremmo mettere due categorie diverse, quelle che hanno più o meno 360-380 calorie per 100 grammi e quelli che hanno più di 400 calorie per 100 grammi. A mio parere, però, è meglio prendere come riferimento 400 calorie per 100 grammi e prendere tutti questi formaggi all'interno di questa categoria. Non sarà di certo le 30 calorie per 100 grammi in più o in meno a farmi sballare il conteggio calorico giornaliero. Se io voglio costruirmi una dieta e controllare le calorie che assumo, posso tranquillamente sopportare uno sbaglio di 30 calorie per 100 grammi in un prodotto che tra l'altro non consumerò di certo in grandissima quantità. Quali sono questi formaggi? Beh, tutti gli altri. Quindi si va dai formaggi semi-stagionati, quindi a pasta molle ma già stagionati, come potrebbe essere la fontina che ha 390 calorie per 100 grammi circa, fino al parmigiano che è molto secco, ma essendo un formaggio magro ha comunque sempre circa 390 calorie per 100 grammi, per passare poi ai pecorini che sono secchi, spesso come il parmigiano, ma essendo prodotti a latte intero e con latte di pecora che contiene più grasso del latte di mucca, si può arrivare fino a 430-440 calorie per 100 grammi. In ogni caso vedete che si spazia dalle 370-380 fino alle 430 più o meno. Di conseguenza, prendere un valore di 400 calorie per 100 grammi per tutta questa categoria di formaggi non è sbagliato. Riassumendo, per calcolare la densità calorica del formaggio che abbiamo di fronte, dobbiamo prima riconoscere la categoria, se è un formaggio fresco, se è un formaggio a pasta molle o se è un formaggio stagionato. A questo punto dobbiamo solamente ricordarci che i formaggi freschi hanno più o meno 250 calorie per 100 grammi, quelli a pasta molle 300 e quelli stagionati 400.